Un incontro atteso questa mattina, quello con i vertici dell'ATER da parte dei cittadini residenti nelle tre palazzine in piazza 28 dicembre ad Ortona. Presidente Antonio Tavani, facciamo un po' il riepilogo. Intanto la palazzina 27, che è stata la prima ad avere un cedimento. Sulla 27 le cose stanno che noi consideriamo questa palazzina, fra virgolette, persa al patrimonio dell'ATER. E le persone che abbiamo, che il sindaco ha sgomberato la notte del 6 ottobre, tra oggi e lunedì entrano in 8 nuovi alloggi, nuovi ristrutturati alloggi ATER a titolo definitivo. Questo ci consentirà di affrontare il tema della Palazzina 1 evidentemente e sicuramente con le opportunità del super bonus 110%, quindi provvedendo alla demolizione e alla ricostruzione. Quello che invece è emerso in queste settimane in cui abbiamo, i tecnici hanno studiato le carte, hanno rinvenuto anche le carte sia nell'archivio che nell'archivio del Genio Civile, e quello che ci preoccupa un po' di più, perché ci sono 16 famiglie dentro per la situazione della Palazzina 2 e della Palazzina 3. Per questo noi abbiamo ritenuto di seguire le indicazioni della relazione tecnica, chiedendo al sindaco di disporre un'ordinanza di sgombero che, ho ripetuto questa mattina agli inquilini, che lo hanno perfettamente compreso, è uno sgombero a titolo preventivo. Per quanto tempo si dovranno allontanare da queste palazzine e quali scenari si potrebbero aprire dopo? Si allontanano per 3 settimane minimo, non di meno. E gli scenari sono sostanzialmente 2. O rientrano in casa propria, dove faremo tranquillamente lasciare mobilia e arredi, perché le operazioni le possiamo fare senza il fattore umano ovviamente, oppure potrebbero non rientrare perché le relazioni sono negative, e quindi meno male che in quel caso le abbiamo fatti uscire, e lì si aprono gli stessi scenari della Palazzina 1, quindi demolizione e ricostruzione. Sindaco Leo Castiglione, è veramente un momento difficile per questi abitanti di queste tre palazzine. Qual è la raccomandazione che le ha fatto poc'anzi? Adesso abbiamo raccomandato di stare tranquilli, perché innanzitutto non devono sentirsi soli. Le istituzioni sono qui, sono presenti, siamo tutti a lavorare in sinergia come una squadra deve fare. E adesso provvederemo appunto a trovare, l'ATER provvederà in collaborazione con il Comune per trovare una sistemazione idonea e dignitosa per quei 15-20 giorni che serviranno appunto ad effettuare i controlli e rilievi sulla staticità delle due palazzine gemelle di quella che ha avuto un cedimento. Katia Bolletta, amministratore di una delle due palazzine, lei farà insomma da tramite, sì, per il Comune di Ortona e i condomini, sia per quanto riguarda il trasloco momentaneo o se sarà definitivo. Quindi abbiamo il compito di segnalare, oltre ai numeri dei condomini per ogni alloggio, chi è portatore di handicap, chi ha l'animale, chi ha difficoltà a spostarsi.